Conturbante Viaggi e Turismo è nata per farti sognare in giro per il mondo e darti la possibilità di soddisfare ogni tua esigenza. La Regione riveda la sua decisione di trasferire l'ospedale Costa d'Amalfi dalla rete dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona all'ASL Salerno. E questo l'appello lanciato ancora una volta dal Comitato Pro Sanità Costa d'Amalfi, presieduto dal dottor Franco Lanzieri, che da circa 10 anni si batte per la tutela della salute nella Divina Costiera, all'indomani della decisione assunta dalla Giunta regionale della Campania di inserire nuovamente il nosocomio di Castiglione di Ravello tra le strutture afferenti all'azienda sanitaria locale. Una notizia giunta come un vero e proprio fulmine al ciel sereno che sta destando notevole preoccupazione tra la popolazione della costiera amalfitana. Ne abbiamo parlato con il segretario del Comitato Pro Salute in Costa d'Amalfi, Gianluca Manzi. Noi eravamo in un periodo, diciamo, tra virgolette di equilibrio, perché dopo il 2018 con prima 2015 e poi 2018 l'ospedale Costa d'Amalfi era stato inquadrato come ospedale in zona disagiata, quindi ci aspettavamo un potenziamento con addirittura l'attuazione di 20 posti letto, e invece, come dicevi un attimo fa, un fulmine a ciel sereno: il 3 novembre la delibera della giunta regionale insediata da poco che inserisce l'ospedale Costa d'Amalfi nella rete degli ospedali dell'ASL. Il problema grave qual è? Questa riorganizzazione potrebbe portare il nostro ospedale a trovarsi senza il cardiologo, senza il rianimatore. È chiaro a tutti che, anche come insiste il Ministero della Salute, la morfologia del territorio ci porta ad essere individuati come ospedale in zona disagiata, è proprio dovuta all'impossibilità del raggiungimento di altri presidi ospedalieri in una giornata di cattivo tempo d'inverno, oppure che quando una frana blocca la Divina Costiera, oppure quando il traffico estivo non ci permette di giungere presso altri luoghi. Questo ha portato il Comitato Pro Sanità, che è attivo ormai dal 2010, grazie alla spinta forte del presidente, il dottor Franco Lanzieri, che era stato istituito in un momento ancora difficile, già difficile nel 2010, perché poi è diventato quasi una cadenza. Ogni 2 anni arriva un problema e quindi dobbiamo rimettere in sesto questa macchina. Devo dire la verità, questa volta l'affetto e la dimostrazione di preoccupazione da parte dei cittadini si è sentita forte. Abbiamo lanciato una petizione, abbiamo un gruppo Facebook che invitiamo a seguire, che è Comitato Pro Sanità Costa d'Amalfi, dove cerchiamo di confrontarci e cerchiamo di portare a tutti i cittadini queste preoccupazioni, perché all'inizio non era stato capito bene qual è il problema, ma il problema, che dicevo pochi minuti fa, potrebbe essere un depotenziamento in quella che è la parte del primo soccorso, che è quella che spesso stabilizza il paziente, che è quella che evita di ingolfare altri pronti soccorsi, perché il paziente viene stabilizzato e, se è in codice verde, può tornare tranquillamente a casa ed approfondire con delle visite nell'arco delle ore successive. Questo è più o meno la nostra preoccupazione. Il grido d'allarme viene da questo, e cerchiamo di farlo arrivare alle istituzioni come hai detto tu all'inizio, come un fulmine a ciel sereno, ci hanno catapultati un'altra volta in un momento di sconforto. Nei giorni scorsi il Comitato ha lanciato anche una petizione online che in pochi giorni ha raggiunto circa 1500 sottoscrizioni ed è pronto a nuove battaglie per evitare che il presidio Costa d'Amalfi, anziché potenziato, possa essere indebolito da questa scelta. Sicuramente abbiamo già pubblicato un nostro manifesto che l'abbiamo consegnato a tutti i comuni. I sindaci sono al nostro fianco, hanno supportato questa manifestazione con delle delibere di giunta di ogni singolo comune. Anche a loro va il nostro grazie per quello che è stato e va il nostro sprono verso un impegno ancora maggiore. La richiesta è quella di ritirare immediatamente il provvedimento e far sì che quel potenziamento del presidio ospedaliero Costa d'Amalfi venga portato finalmente a termine, soprattutto in un momento così delicato. Faccio un esempio banale: l'ospedale Costa d'Amalfi
potrebbe diventare un presidio Covid. L'ospedale Costa d'Amalfi, innanzitutto, noi non dobbiamo valutare solo il bacino d'utenza che è quello relativo agli abitanti della Costa d'Amalfi. Sappiamo che d'estate la Costa d'Amalfi diventa l'ombelico del mondo, quindi i problemi si duplicano o triplicano addirittura, ovviamente. Quindi la richiesta nostra è chiara: l'immediato ritiro della delibera di giunta del 3 novembre scorso e il potenziamento del presidio ospedaliero Costa d'Amalfi.